basi soprattutto sulla ritrattistica della scuola accademica, quindi il tratto carboncino è stata tratta praticamente da una foto di un artista del web che mi aveva affascinato per questo controluce, e lo sfumato lui aveva usato probabilmente un programma di ritocco foto, quindi un Photoshop sfumato come un tramonto, e io invece lì ho inserito un acquerello che è interpretabile a livello sia di immagine, perché comunque può essere sia un'alba che un tramonto, a seconda di quello che uno sceglie. Esatto. L'importante, che a me piace di questo quadro e che secondo me è da notare, è l'idea. Cioè, l'aria e la ragazza fa un esercizio aerobico, quindi la leggerezza dell'aria e invece la nostra impossibilità, quindi la fisicità che poi si traduce nel controllo. Ferroviere in pensione, vedi dove sono andato a finire io. Allora, questo qui sempre nel sempre. Ma poi lui era in un ufficio buono, era l'ufficio cassa. Sì, teneva i soldoni, i soldi della borsa. Tutti mi volevano bene, ma solo il 27 lo volevano bene. Dal 28 in poi non lo guardava nessuno. Vedi, vi siete ritrovati a fare ferroviere, vedi? E questo qua è il suo... Sì, ne ho portato uno solo. Mi è piaciuto quel soggetto, ho provato a farlo e sono abbastanza soddisfatta di come è venuto. E invece gli altri? Invece il primo ho fatto quello, sì? È stato così da fare qualcosa, un passatempo, no? Poi ho iniziato a fare con le matite, volevo solo fare in bianco, ma invece ho provato, no? Visto che mi è venuto abbastanza bene, quello ho fatto con la tigre, sì? Sempre con le matite colorate, invece in fondo e con la crema. In fondo e colorate. E poi ho fatto il blu. Ma immagino un po' da quasi da salga, sì, diciamo. Sì, infatti. Un po' ispirato quel mondo lì. Beh, bisognerebbe magari chiedere se ci fosse un luogo attrezzato, magari tu sei di Pozzolo, sei di Bosco, magari a Bosco appunto lanciare questa iniziativa, uno spazio bianco. Questo ragazzo si sta formando, perché io non parlo, perché tutti abbiamo cominciato dal copiare, certo. Va bene, tutti. Però lui sta andando oltre, dimostrandolo con questi 5 disegni qua, che è tutto frutto della sua intelligenza, di come e del movimento che riesce a dare alla linea, che la linea è solito un insieme di punti, ma riesce a modellare una linea e facendo queste cosine qua. Disperazione dell'uomo nudo davanti ai problemi di loro nella società di oggi, sono appunto spersonalizzati. Esatto. E infatti c'è l'ambiente che è molto decadente. Facciamo dei palazzi molto ecco, e volevo chiedere, perché fa venire un po' in mente, magari da profano, un po' il pensatore di Rodin, un po' questa a metà strada tra una figura in carne ed ossa che sta, però esatto. È su un piedistallo, quindi... piedistallo nel senso che c'è proprio quello che oggi rappresenta l'uomo oggetto, l'uomo in generale, l'uomo oggetto, che poi ci stiamo spersonalizzando, no? Oggi il caos, la vita moderna, ecco, quello che vuol significare, fermandoci poi abbiamo la disperazione, la solitudine. Esatto, perché quando si va, si corre, si corre, poi si ferma. Almeno io è quello che ho voluto rendere con il lavoro, poi non so se lo comunico agli altri, io nel farlo ho voluto rappresentare questo, quasi un vortice, qualcosa di sofferente, e ha un titolo questo. Io il titolo preferisco non metterlo, perché poi ognuno lo mette, no? Giusto, può anche rovinare, se lo chiamo disperazione uno dice. E infatti è un po' fumettoso, sì, come genere, però insomma rappresenta quello che io sono, i draghi, le fate, questo mondo onirico, sì, onirico, e l'ho voluto trasformare, cioè
drago che dà il suo fuoco alle mongolfiere. Sì, è bella perché solitamente noi associamo il drago a qualcosa di un po' violento. Ecco, invece ho voluto dimostrare che il drago fa qualcosa di buono. Esatto. Ecco, non è vero, non è vero che è una creatura malvagia, ma tutt'altro aiuta. Non capisco. Questo è un satiro, ecco, con fiori. Ah, ecco. Sì, che il contrasto è che lui è tutto truccato, ha le labbra rosse, gli occhi tutti col cajal, eccetera. Però al tappo, la dell'inizio, a questo punto è un po', diciamo, una figura comunque con dei forti contatti maschili, ma esatto, ma anche femminili, e vuole essere così. Accompagnando gli amici che andavano a fare gli estemporanei con questa situazione, era nel lago di Marcagna. Ho fatto l'estemporaneo anch'io, però sì, mi piace. La corella è una tecnica immediata, per cui diciamo che può seguire proprio questa corella. Sì, esatto. Però devi sapere, io le medie più scritte. Ma la corella rischia di essere limitata. Perché se non va oltre il dato, proprio nel... Sì. Infatti, ad esempio, in questo è molto più fermo la pittura. A me piace giocare con l'acqua e il colore, comunque. Questo è molto... Però a volte vince l'acqua, è difficile. Diciamo che l'acqua è una... Ecco, di tutti, diciamo che quello che più mi ha interessato è quello lì, diciamo il primo, quello, cioè nel senso lo trovo... Sì, questo è il particolare del lago di Marcagna, mi era piaciuto così, perché era così. Mi ha colpito quell'albero. È quello della stampa che è quello che... E questo in realtà l'avevo fatto quando c'è stata la prima riunione a Genova. Solo che invece di mettere il giornale di Genova, sono stata un po' ingenua, ecco, perché l'avevi detto l'alluvione, anche se a colori, sì, l'alluvione alessandrina, è venuto in mente. Invece l'ho fatta, sì, l'ho fatta in un'altra riunione, invece un'altra tragica. Ho tirato fuori gli scarponcini di mio figlio, che erano puliti, li ho infangati, ma idealmente. Olio. Ah, che bello. Tecnica bellissima. Vabbè. Tu vuoi sapere la tecnica, vedi, dai. Una volta disegnato, sfumato per ottenere un certo effetto, poi nasce un problema, che se lo metto via, e dopo per dire un mese, dopo due giorni, lo prendo in mano, mi rimane una mano sporca di carboncino, allora lo devo fissare. Se lo fisso, come lo fisso? Vendono gli appositi spray che costano lira di Dio, non ce n'è. Allora io da ignorante uso la lacca per capelli, la lacca per capelli che spruzzandola mi dà un effetto di antichizzato. Sì, è vero, perché sembra carta conveniente, esatto, da non pegare niente. Hanno paura, venderemo cara la nostra pelle. Viva l'Italia! Ormai. Vabbè, con i mezzi che ci ha messo a disposizione l'esercito americano, visto che noi siamo senza soldi. Ah, bravo! Noi fanno qualsiasi cosa.